25% dei partecipanti. In una città che ha amato ed ama la pallavolo, ma che è fuori dai palcoscenici della Serie A da diversi anni ormai, la finale scudetto del beach volley rappresenta l'evento sportivo dell'estate catanese, in questo caso la kermesse volleistica, che assegnerà i titoli maschile e femminile assoluti under 19 e under 21, è stata presentata oggi a Palazzo degli Elefanti dal sindaco Enzo Bianco, dal presidente del comitato regionale della Federazione Italiana Pallavolo Enzo Falzone, dal direttore dell'evento Pippo Leone, dal responsabile nazionale del beach volley Riccardo Blandino. Per una settimana, dal 25 al 31 agosto, i ritmi dell'arenile della Playa e delle capannine in particolare saranno scanditi dalle schiacciate e dalle incredibili difese delle migliori coppie italiane di beach volley, così come accadde 14 anni fa, quando per la prima volta il titolo tricolore approdò a Catania. Mare, sabbia, sport, per un fine agosto tutto catanese, un evento non solo sportivo ma anche turistico, che porterà sulla sabbia della Playa centinaia e centinaia di visitatori e appassionati provenienti da tutta Italia. Maschili che femminili, e rivolgere, come